Una folla festante ha accolto Papa Francesco nella Basilica di San Bartolomeo all'Isola Tiberina, nel cuore di Roma, per la celebrazione della liturgia della parola in memoria dei nuovi martiri del XX e XXI secolo, promossa dalla comunità di Sant'Egidio. La lettura dei tre brani dal libro dell'Apocalisse è stata intervallata dalle testimonianze di amici e familiari di cristiani uccisi perché seguaci di Gesù, uomini che hanno avuto la grazia, ha sottolineato Papa Francesco durante l'omelia, di confessare il Signore fino alla fine, fedeli alla forza mite dell'amore. È la grazia di Dio, non il coraggio, ha aggiunto il Pontefice, a renderci martiri, uomini quotidianamente santi di cui la Chiesa ha bisogno. Sono tanti i martiri nascosti, ha proseguito Francesco, che amano Dio senza riserve, cercando di aiutare i propri fratelli. Papa Bergoglio ha quindi ricordato il dramma dei profughi, condividendo l'esperienza vissuta a Lesbo e l'incontro con uno di loro, un giovane rifugiato. Mi ha detto: padre, io sono musulmano. Mia moglie era cristiana. E nel nostro paese sono venuti i terroristi. Ci hanno guardato, ci hanno chiesto la religione e hanno visto a lei col crocifisso. E hanno chiesto di buttare giù questo. Lei non l'ha fatto. E l'hanno sgozzata davanti a me. Ci amavamo tanto. Questa è l'icona che porto oggi come regalo. Qui.